Nel borsino dei possibili direttori sportivi in casa Pescara resta stabile e in corsa Giuseppe Manari, attuale direttore tecnico del Novara, dal quale è in uscita a seguito del cambio di proprietà. A proposito, è slittata dopodomani, lunedì, la firma dell'atto davanti al notaio, inizialmente prevista per 2 giorni fa, con la quale Leonardo Pavanati diventerà il nuovo proprietario, affidando ai suoi il management sportivo e lasciando andare lo stesso Manari, giuliese ma da oltre 10 anni trapiantato al nord Italia, dove ha lavorato come allenatore prima di passare dietro la scrivania con forte impulso verso lo scouting. Negli ultimi giorni però è in ascesa anche la candidatura del 50enne napoletano Pietro Fusco, che del Pescara è stato difensore nella stagione 2004-2005 con Simonelli in panchina e che prima ancora aveva giocato in Abruzzo con il Lanciano e il Castel di Sangro dei Miracoli. Fusco è diventato direttore sportivo della San Benedettese nell'ottobre 2018 ed è stato esonerato lo scorso gennaio con un contratto ancora in essere fino a giugno 2022. In calo le quotazioni di Sandro Federico e Luca Matteassi, che sono in uscita da Teramo e Modena rispettivamente. Non si registrano particolari scossoni anche sul fronte allenatore e al momento restano in piedi 2 profili principali: da una parte la soluzione interna, che è la promozione in prima squadra dell'attuale allenatore della Primavera Gigi Gervese, fautore di un calcio improntato sul 4-3-3 che storicamente ha regalato soddisfazioni in passato alla piazza biancazzurra. Sul fronte esterno piace tanto Gaetano Auteri, tecnico siracusano molto quotato in C, reduce dalle eliminazione nei playoff con il Bari. Non sarà confermato pur avendo un altro anno di contratto. Rispetto a questi nomi piuttosto concreti non si escludono ulteriori soluzioni nei prossimi giorni. Non è un mistero che il presidente Daniele Sebastiani si stia muovendo per trovare dei partner o anche per allargare la base societaria, e l'avvento di nuove collaborazioni potrebbe portare al vaglio di altre figure direttoriali o di allenatori. Intanto sta per calare il sipario ufficiale su questa disastrosa stagione. Già tanti giocatori, per lo più in prestito, sono andati via rinunciando all'ultima mensilità. La prossima settimana dovrebbe giungere lo stop agli allenamenti per chi è rimasto con il rompete le righe di sabato 5 giugno.